Il CSV Taranto, in collaborazione con il Comune di Castellaneta, ha messo in scena la prima edizione della rassegna del volontariato e della solidarietà Terra delle Gravine. L'iniziativa, che ha coinvolto le organizzazioni di volontariato del terzo settore dell'area occidentale della provincia di Taranto, in particolare dei comuni di Ginosa, Castellaneta, La Terza, Palagiano, Palagianello e Mottola, ha voluto essere occasione di confronto propositivo tra il cittadino e le istituzioni, festa del cittadino responsabile e di coloro che vivono le piccole e grandi azioni quotidiane con consapevolezza e rispetto per il bene comune, per sensibilizzare il territorio all'importanza e al valore dell'attività di volontariato e rendere omaggio all'azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni. Il volontariato è una dimensione che ci attraversa tutti, da quello che delle mamme a tempo pieno in casa, a quello degli anziani, dei nonni, dei professionisti che si convertono anche al sociale, non rimangono chiusi nelle loro, diciamo, livree o nelle loro, diciamo, nei percorsi esclusivi delle loro professionalità. Credo che sia sempre di più però il tempo di un volontariato con un'anima sempre più motivata, sempre più ricca di motivazioni umane e cristiane. Per questo io sono contento che qui a Castellaneta ci sia questa opportunità che ci permette di guardare un po' meglio dentro la società di Castellaneta, della diocesi e anche attorno a noi, all'orizzonte che domanda semi di speranza e di amore. È una bellissima iniziativa, tuttavia giunge nel giorno in cui a breve si consumeranno le esequie di un campione del volontariato, Padre Mario Cisternino, che con l'associazione Migrantes tanto lavoro stava approfondendo per i processi di integrazione e inclusione per quanto riguarda i flussi migratori. L'iniziativa del volontariato qui a Castellaneta premia le tante associazioni che nel tempo si sono, come dire, realizzate e vanno seminando questo germe che è positivo, cioè il germe del volontariato alimenta e viene alimentato dal sentimento di solidarietà.